Ci vuole immaginazione perché non si può pensare, non si può capire se non si ha qualche base di storia, di conoscenza. E tramite quella si riesce un po' a capire, senza di quella non si sarebbe capito comunque quasi nulla. Studiare questo fenomeno, questa parte della storia, perché se ne parla poco e se ne parla anche a volte male, si scherza anche su questo. Magari con dell'ignoranza da parte delle persone. E il fatto che ci sia così poca gente qua che viene a visitare questi luoghi e che ne porta avanti la memoria, e ho trovato veramente emozionante il fatto che siano stati dei ragazzi come noi a portare alla luce i nomi e i volti degli italiani che sono stati uccisi qua, che sono state vittime in questo campo. Secondo me studiare dai libri è totalmente un'altra cosa. Io ho potuto capire veramente quello che avevo studiato e che studierò quest'anno della Shoah, perché davvero solamente vedendolo ho potuto rendermi conto di ciò che veramente è stata ed è davvero importante. La Varsavia che abbiamo visto il primo giorno, la Varsavia nuova, diciamo, rispecchia un po' quello che ci aspettiamo oggi da una capitale europea. Strade larghe, edifici altissimi, in mezzo a questo spazio, a questa grande area, in un certo senso mi sono sentita soffocare perché è una frenesia che scorre sulle strade che ora non ci sono più del ghetto, la gente calpesta i resti del muro che non c'è più e sembra quasi che da un lato si voglia andare avanti dimenticando, ma non si può fare perché per andare avanti serve ciò che c'è stato, perché noi siamo la storia che ci portiamo. È stata un'esperienza molto tosta, che quello che si legge sui libri è molto diverso, visto una volta di persona, toccato con mano. Io sono molto fiera di essere venuta a fare questo viaggio, sono davvero molto fiera di aver avuto questa opportunità perché anche, cioè, ci sono i soliti stereotipi, sì, sulla memoria, io sono testimone, mi sento davvero testimone adesso, mi sento davvero di aver qualcosa da raccontare alle persone e di essere, secondo me sarò molto più puntigliosa e meticolosa adesso, sia nel modo di giudicare quello che mi circonda quotidianamente che nel modo di parlare di queste cose. Penso sia un'esperienza unica e per questo, cioè, una cosa unica è molto di valore, sia percorsi che emozioni che non si trovano da nessun'altra parte. Cioè, dopo è anche difficile un po' da spiegare perché è proprio un'altra storia, un altro mondo. È come quasi una favola inventata perché delle volte sembra, cioè, quasi che stiano raccontando davvero delle, sì, irreale, delle cose, cioè, che non penseresti neanche. Diciamo che il legame con l'attualità io credo sia sempre tanto forte, anche molti abusi che vengono fatti, adesso magari parliamo della questione degli immigrati che mi sembra una questione molto attuale, ma in generale la questione delle privazioni, della violenza che viene non soltanto fisica ma anche psicologica, sì, noto tante tante analogie e mi fa male perché
la storia è importante studiare, è importante formarsi, informarsi proprio per evitare che questo riaccada, invece è noto che tanto spesso accade. Mi ha colpito soprattutto l'esperienza di ieri al campo di concentramento, centro di sterminio di Majdanek, e in particolare quando abbiamo fatto la cerimonia per gli italiani caduti, e soprattutto il momento di silenzio mi ha colpito molto perché ho potuto riflettere veramente su che cosa è successo, su quello che hanno passato. Soprattutto vedere quando entravamo nelle baracche la loro situazione in cui vivevano tutti i giorni, magari anche soltanto una notte prima di essere uccisi, però erano realmente molto stretti, possiamo dire anche stipati purtroppo, e cioè, mancava il respiro soltanto all'ingresso. Però mi è piaciuto molto perché abbiamo potuto condividere i nostri pensieri, appunto quello che abbiamo provato, e abbiamo potuto capire anche il punto di vista degli altri. Sicuramente mi ritengo fortunato ad aver vissuto questa esperienza, perché penso che mi abbia sicuramente informato sicuramente di più e anche migliorato come livello di crescita personale. E mi è piaciuta molto la visita a Majdanek che abbiamo fatto ieri, e mi ha fatto realmente capire come vivevano e lavoravano queste persone ogni giorno, non sapendo quando sarebbe stato l'ultimo. Beh, certamente è stato un percorso lungo ma pieno di informazioni, e che mi ha portato ad aprire di più il mio orizzonte, diciamo, riguardo questo argomento. Penso che questo progetto possa farmi vedere il mondo con uno sguardo diverso. Importantissimo ricordare, ma soprattutto anche informare, perché purtroppo molti non sanno, anche per filo per segno, come è proprio andata avanti la storia. Io sono felice di aver fatto questo viaggio studio, anche perché voglio essere qualcuno che ricorderà. Voglio fare un atto di testimonianza, comunque molto importante per me, perché cioè, è importante tenere vivo il ricordo di chi ha vissuto questo periodo comunque, e ciò che è stato, e anche perché comunque la storia dovrebbe insegnare, quindi per non ripetere, non ricadere nello stesso errore. Io avevo già visitato un campo di concentramento, ad esempio, ma non l'avevo mai studiato così approfonditamente. E una cosa che mi ha colpito personalmente tanto è quanto sia inspiegabile la natura di queste violenze. Nel senso, abbiamo ripercorso tutti i luoghi, abbiamo rivisto i luoghi dove sono avvenute delle tragedie indicibili, e ripercorrendole sempre di più, studiandole tuttavia, non è impossibile capire il perché. Ecco, la cosa che più mi ha colpito è stato proprio qui adesso al campo di concentramento, e è stato nella mostra quando abbiamo visto le varie testimonianze, i filmati delle varie testimonianze dei vari prigionieri che sono stati qui, e quello è stato davvero... Cioè, si leggeva proprio negli occhi delle persone e quella che è stata la loro tragedia di finire qui e di aver avuto quella bruttissima esperienza. Ci sono molti episodi di sfondo razziale che ci sono attorno a noi, nella città, nei mezzi pubblici, a scuola, dappertutto. È un viaggio assolutamente da fare almeno una volta nella vita, che penso che aprirà gli occhi a molta gente che magari non è veramente informata su questa cosa, perché è una cosa totalmente diversa sentirne parlare oppure leggere su Google un articolo rispetto a venire qua e vedere con i propri occhi quello che è veramente stato una cosa bruttissima. Tante storie hanno tanti aspetti diversi, però devo dire che magari anche per una questione di sensibilità mia vengo colpita principalmente dalle storie dei bambini e delle famiglie che vengono completamente disintegrate all'interno del campo. Noi questo viaggio, anzi questo progetto, l'abbiamo fatto soprattutto anche per ricordare, ma anche per fare in modo che non si ripeta mai. Tutto è iniziato con un pregiudizio, non solo il nazismo, ma anche
ma anche diciamo il razzismo o altre forme di persecuzione. E dunque il messaggio che lascerei è quello di non pregiudicare sempre, perché molte volte si sbaglia e molte volte sfociano in forme di persecuzione superiori. Siamo tutti sotto lo stesso cielo, che in questo momento stiamo camminando dove tante persone hanno camminato anni fa, e viverla con un senso anche di responsabilità, perché questi campi possono essere visitati e anche in autonomia, però non è la stessa cosa, perché anche magari con non so, gli altri ragazzi ci si può confrontare, anche con l'aiuto di Laura molte cose si possono capire diversamente, quindi è un'opportunità importante ed è una cosa che ti porti dentro. Comunque questo posto che è rimasto segnato ma molto nell'aria e attraverso il ricordo, e invece la natura che ci è passata abbastanza sopra, e non me lo aspettavo così. Queste cose non vanno dimenticate, bisogna ricordare il passato, e comunque un'esperienza che aiuta molto alla crescita. Beh, in particolare mi sono rimaste impresse le storie dei capi della comunità ebrea, in particolare Rumkowski e Cherniakov, i quali erano obbligati a prendere decisioni che avrebbero condizionato la vita di migliaia di persone. E le loro reazioni sono quasi illogiche, però sono in un contesto che le giustifica, perché è un contesto appunto illogico. Ai soldati, alle stesse che dovevano uccidere le persone. Sembra una stupidaggine dirlo, perché avevano una scelta alla fine, però il fatto che per esempio dovessero ubriacarsi dopo un po' per uccidere le persone mi ha fatto molto effetto. Sensazione che ho avuto sin dai primi passi all'interno del campo è questa compresenza di vita e morte a Majdanek, che lascia spiazzati, nel senso che un campo di concentramento ce lo si aspetta grigio, tetro, mentre entrando oggi col sole, l'erba verde, i corvi, si è visto un aspetto diverso, quindi è stato sicuramente difficile cercare di focalizzarsi su quanto è accaduto, anche perché, come diceva Laura, non possiamo pretendere di immedesimarci, però sicuramente è un punto di partenza Majdanek, un punto di partenza perché per qualcun altro è stato un punto di arrivo e non ritorno. Spetta a noi il compito di difendere ciò che è stato, la memoria di chi non ce l'ha fatta, e portarla nella nostra vita. Perché per noi che siamo qui è già leggermente più facile cercare di capire cosa possano aver provato, anche se non è possibile. E mentre chi non ha la possibilità di venire in un campo di concentramento o di conoscere la storia nei particolari, si rende conto meno di noi di quale tragedia c'è stata realmente. Anche solamente l'appello era una tortura. Noi abbiamo visitato le baracche che erano e completamente silenziose, e io invece mi immagino che una volta facevano un rumore assurdo. Vedere dal vivo un campo di concentramento, cioè, per me è tanto. Cioè, ok, magari non è come un tempo, ovvio, però si può, diciamo, percepire cosa era accaduto, perché penso che sia una esperienza che, cioè, ti porta appunto a crescere e a riflettere di più su quello che è successo.